Bentornati a tutti ragazzi e ragazze, oggi vedremo come da titolo come creare il nostro NFT in maniera gratuita. Allora, per chi di voi non conosce il mondo degli NFT, ricordiamo che sono dei non fungible token, ossia dei token unici che hanno delle determinate caratteristiche e che vengono identificati da un ID univoco. Quindi, sono dei token praticamente che ne possono che non esistono due uguali intesi di informazioni che contengono, quindi l'ID è univoco. Però ci possono essere delle serie di NFT che con un'informazione di quello che rappresentano, per esempio un quadro, un file di testo, musica, video e così via, ci possono essere più coppie. Quindi è vero che l'NFT è multiplo, ci sono più coppie, però l'informazione legata allo stesso NFT è unica. Quindi abbiamo l'NFT 1 di 10, 2 di 10, 3 di 10 e quella con l'informazione è unica. Quindi è vero che abbiamo diverse coppie, però vengono identificate solo da quel tipo di ID o altre informazioni dedicate. Ovviamente il mondo degli NFT risale un paio di anni fa. Non vi sto qui a rompere le palle spiegandovi tutta la storia. Comunque, il mercato degli NFT si è evoluto principalmente sulla rete di Ethereum. Però c'è un leggerissimo, ma ci sono anche altre blockchain in cui è possibile fare gli NFT, Bitcoin Cash, Algorand, Zillica e ovviamente EOS. Ovviamente, cosa succede con la blockchain di Ethereum? Che ovviamente abbiamo il costo del gas sia per la creazione del token NFT, sia per il listing e per eventuale compravendita del token stesso. Costo che ovviamente è importante per un utente normale o che voglia solamente approcciarsi a questo mondo. Non è detto che uno deve essere per forza un artista o una determinata azienda per fare un determinato NFT. Ovviamente deve calcolare almeno un costo di diverse centinaia di euro, perché con il costo attuale del gas, del livello molto alto del gas e ovviamente dal costo intrinseco della cripto Ethereum, ovviamente diventa esoso poter fare questa operazione, cioè solamente creare, più o meno parliamo di circa 100 euro solo per crearlo, e poi ovviamente andrà listato è venduto in alcune piattaforme, per esempio OpenSea è quella più famosa, però ce ne sono altre diverse e dedicate anche ad altre cose. Ovviamente ci sono anche altre blockchain su cui puntare, come per esempio quella che vedremo oggi è quella di EOS. Quella di EOS ha un vantaggio superiore rispetto a quella di Ethereum, perché non solo possiamo immagazzinare una determinata informazione sul nostro account, ma possiamo anche sfruttare tutto il sistema in maniera gratuita e quindi senza nessun costo. Ovviamente, se è vero che è più semplice creare un NFT sulla blockchain di Ethereum, sulla blockchain di EOS è più complicato, però non così tanto complicato. Però ovviamente un utente alle prime armi non ha il tempo di starsi a leggere materiale su come funziona la blockchain di EOS e su come creare un NFT. E quindi in questo caso vi porto all'attenzione un progetto Hoken Tech che seguo direttamente, che ha messo a disposizione il proprio account, non il proprio account, ha fatto questa iniziativa per abbassare la l'iterazione tra la creazione dell'NFT e un semplice utente. Quindi questo, diciamo,
un aiuto per coloro che sì, vogliono avere gli NFT, però non vogliono stare a perdere tempo a creare NFT o cimentarsi in varie piattaforme che ci sono. E in questo caso, questo è il post su Medium di Oaken Tech riguardo alla creazione dell'NFT in maniera gratuita. Infatti, sulla blockchain di Ethereum le informazioni vengono salvate all'interno della RAM, che è come se fosse un disco rigido, digitale ovviamente. E quindi bisogna avere un po' di RAM, però dato che noi sappiamo che gli account sulla blockchain di EOS hanno come minimo 4 KB di RAM, allora vediamo che sono più che sufficienti per contenere anche questo tipo di informazione che è un NFT. Scorrendo l'articolo che vi metterò in descrizione, possiamo leggere tutte le informazioni perché è stata fatta questa iniziativa e troveremo anche una, ecco qua, il modulo da compilare che verrà fatta la richiesta a Oaken Tech e in cui noi potremo creare il nostro NFT in maniera gratuita. Quindi basterà cliccare sul modulo. Prima di andare avanti, vi ricordo che l'iniziativa prevede l'utilizzo della piattaforma Atomic Hub, che non vi sto a spiegare in questo video, però mi riprometto di fare un video più approfondito e più dettagliato, però in seguito. Dicevo che userà la piattaforma di Atomic Hub e quindi i nostri asset, quando verranno creati, li troveremo, saranno diciamo airdroppati al nostro account, però noi li potremo vedere fisicamente all'interno della piattaforma Atomic Hub. Allora, come dicevo, una volta che clicchiamo il modulo, è un semplice modulo creato con Google Docs, quindi per garantire l'accesso a tutti. E come potete vedere, è stata implementata alcune pratiche per evitare che il sistema venga abusato. E quindi in questo caso bisogna accedere con il proprio account di Google. Infatti, in questo caso ci ricorda il modulo che per compilare questo modulo devi aver effettuato l'accesso. La tua identità rimarrà anonima. E questo è un vantaggio perché quindi i nostri dati non verranno esposti a terzi, ma solo alle finalità per compilare il relativo modulo. Quindi noi accediamo con il nostro account Google e questo è il modulo che ci avremo davanti. In questo caso possiamo leggere che Oaken Tech creerà il tuo NFT secondo le tue richieste, quindi molto molto semplice. Dobbiamo inserire il nostro indirizzo email. Ottimo, quindi mettiamo il nostro indirizzo email. Allora, nostro indirizzo email chiocciola quello che vogliamo, che ne so, e sarà ovviamente con Google sarà gmail.com. Poi, passo successivo, seguici sul nostro social tra Twitter, Instagram, Facebook o Telegram. Quindi in questo caso, dato che noi abbiamo Oaken Tech, i social li troviamo nell'articolo originale. Quindi ecco, a fine pagina troviamo Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram, Medium e LinkedIn. Quindi in questo caso scegliamo Twitter per esempio, se abbiamo Twitter, e facciamo segui. Oppure se abbiamo Instagram lo stesso, la stessa cosa, andiamo su Instagram, sul canale di Oaken Tech Italia e facciamo segui, niente di più complicato. Così per gli altri social, quindi ne basta solo uno, o Instagram, o Twitter, o Facebook, o YouTube, o Telegram, o Medium, o LinkedIn, non c'è importanza. L'importanza è che seguiamo l'account e poi dobbiamo mettere il nostro account. Quindi, se noi abbiamo seguito sull'account di Twitter, allora dobbiamo scrivere il nostro account Twitter. E così verrà registrato che verrà fatto il confronto se effettivamente l'account che abbiamo inserito effettivamente sta seguendo uno di questi social. Terzo step è quello di scrivere il nostro account EOS. Quindi noi per esempio abbiamo account prove e noi inseriamo il nostro account EOS, che ovviamente noi abbiamo
sarà diverso l'account. Poi, quarto step, scrivi il nome del tuo NFT. Ovviamente gli NFT hanno un loro nome, che in questo caso lo possiamo decidere noi, quindi noi utenti finali, OpenAI ci dà la possibilità di nominarlo secondo le nostre esigenze. E qua ci specifica tutto minuscolo con numeri da 1 a 5 e massimo 12 caratteri. Questo perché, dato che l'NFT verrà creato sulla blockchain di EOS, ovviamente seguirà gli stessi parametri della blockchain di EOS degli account, ossia che gli account devono essere tutti minuscoli con numeri compresi da 1 a 5 e massimo 12 caratteri. Quindi in questo caso, per esempio, possiamo fare il mio NFT 2468 pro test. Ok, 2468. Allora, vediamo 2468 10, 12. Ok, quindi il nostro NFT prenderà il nome di il mio NFT test. Però noi possiamo decidere qualsiasi altro nome. L'importante è che sia massimo lungo 12 e con numeri da 1 a 5 massimo. Niente 0, niente 6, 7, 8 e 9. E infine, qua gli NFT possono contenere informazioni che in questo caso possiamo collegare o un'immagine o un video, e ci ricorda qua il modulo che l'immagine o il video deve essere massimo di 1,5 MB. Oltre a questa dimensione, il file verrà scartato, effettivamente, perché questo limite è dato dalla piattaforma di Atomic Hub, perché l'Atomic Hub ha una capacità massima di 2 MB, quindi anche per non intasare la blockchain. Però questo è più a livello grafico, perché le informazioni verranno salvate off-chain tramite IPFS, anche perché non ha senso salvare ogni genere di informazione sulla blockchain. L'importante è che venga informate quelle informazioni salvate, quelle informazioni che riconducono al token, perché ricordiamo che l'NFT, sì, è vero che può rappresentare qualsiasi cosa, però a noi quello che ci interessa è l'informazione intrinseca all'NFT, che poi lo possiamo vedere o non possiamo vedere, perché come detto può essere un video, un'immagine, un testo, una foto, un film o la rappresentazione di un bene fisico. Allora non interessa alla blockchain, interessa che quell'informazione è stata registrata all'interno della blockchain e a determinati parametri. Quindi in questo caso, come fare? Quindi se noi per esempio siamo un utente X o un'azienda, allora, mettiamo utente X. Allora andiamo su Instagram. No. Facciamo EOS. Per chi mi esce questa persona? Non la voglio questa persona. Azienda a casa, EOS Products. E noi abbiamo questo logo. Allora noi prendiamo i dati di questa informazione, o il logo, se noi abbiamo il logo. Prendiamo il link, quindi tasto destro che su qua non me lo fa fare, vediamo perché. A noi servono le immagini, quindi andiamo su Google Immagini. La nostra azienda, che ne so, EOS, si occupa di EOS. Ecco qua, noi vogliamo il nostro logo, quindi andiamo dove si trova il nostro logo, tasto destro, copia l'indirizzo dell'immagine, ecco qua, poi lo salviamo così vediamo quanto è pesante. Se rientra nella dimensione, allora incolliamo il percorso di tutta la di dove si trova l'immagine.
Poi, una volta fatto questo ultimo step, possiamo scegliere se inviare una copia di tutto il form sul nostro indirizzo di posta elettronica e poi clicchiamo su invia. A questo punto noi avremo dato tutte le informazioni a OpenTech per creare il nostro NFT. Quindi in quel caso, una volta che le informazioni verranno passate alla piattaforma OpenTech, elaborerà queste informazioni, quindi controllerà che effettivamente noi stiamo seguendo uno degli account di OpenTech. Prenderà l'account su cui verrà airdroppato l'NFT. Inserirà il testo all'interno del campo testo riguardo il nome dell'NFT e collegherà il file che recupererà da questo indirizzo, ovvero dall'indirizzo che avete fornito voi. Quindi è abbastanza semplice come procedura ed è una procedura manuale, quindi non c'è nessuno smart contract o processo automatico che possa essere forzato, perché ovviamente se qualcuno per esempio usa due email diverse però usa lo stesso account, allora in quel caso si può vedere subito che è già stato creato due volte per quel tipo di account l'NFT, quindi in quel caso l'istanza verrà rigettata. Quindi questo è se uno vuole approcciarsi in maniera diretta, perché poi tra l'altro se andiamo ad approfondire OpenTech, come potete vedere, ha l'account suo su Atomic Asset e ha anche i diversi NFT che come base ha quelli della Puglia e quindi potete vedere che anche se sono diversi, però hanno tutti un ID diverso, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, oppure 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Quindi per esempio di questi NFT è vero che sono quattro immagini uguali, ma gli ID sono diversi. In questo caso sono tutti listati su Atomic Hub, perché c'è un concorso riguardo non airdrop, si sì, verrà airdroppato un NFT speciale e questo NFT potrà essere venduto a OpenTech per massimo 1000 euros, quindi sarà airdroppato all'account della vincita. Mi pare che qua c'è scritto, vediamo, OpenTech. Ecco qua, ho vinto 1000 euros, qui c'è tutto. Seguite i vari link che potete controllare maggiori dettagli. Comunque, questo era un piccolo video per mostrarvi come creare un NFT in maniera gratuita e senza bisogno di saper usare una blockchain. Ovviamente il parametro minimo è che abbiate un account EOS, però voi basta che seguite la guida che ho fatto su come avere un account EOS in maniera gratuita, quindi avete l'account EOS gratuito, l'NFT che potete crearvi in maniera gratuita e poi una volta che verrà airdroppato, voi questo NFT o lo potrete conservare o lo potrete vendere all'interno di OpenTech, quindi andate nella sezione trading. Fate listing sul vostro, vi comparirà la sezione il mio inventario, mi pare che qua si vedeva, ecco qua, inventory, e troverete il vostro NFT creato e poi lo dovete, andate su trading, creare listarlo al prezzo che volete, perché permette di fare sia l'asta che la vendita diretta, quindi in base alle vostre esigenze, se per caso siete un artista o
grafico e volete vendere la vostra opera, quindi voi potete sfruttare questa possibilità di stare l'NFT su Atomic Camp e o venderlo per X EOS, quindi che ne so, 1, 10, 100, 1000, 1 milione, a seconda delle vostre esigenze, oppure venderlo tramite l'asta, quindi fissare un prezzo di partenza, per esempio 10 EOS, e poi fissare la data di termine dell'asta, quindi un giorno, una settimana, 2 settimane, un mese, quello che volete. E chi sarà interessato al vostro NFT potrà fare l'offerta, e una volta che si sarà conclusa l'asta, otterrete gli EOS che sono stati offerti per la vostra per il vostro NFT, che può essere NFT di qualsiasi cosa, non solo arte o immagini, come detto, video, film, oggetti e così via. Però in questo caso viene data la possibilità di inserire o un video o un'immagine. Quindi se voi avete creato, per esempio, il trailer, potete creare l'NFT del trailer del vostro prodotto, o per esempio un meme, o la foto di un vostro ricordo. Veramente le possibilità sono infinite. Allora, in questo caso, OpenTech, con questa iniziativa, vi dà la possibilità di crearvi il vostro NFT personalizzabile e senza costo. Quindi, come detto, le formazioni sono pure anonime, quindi non c'è il rischio di incappare in qualche sito strano o cose di questo genere. Ovviamente il mondo degli NFT è vastissimo e serve un intero video dedicato a questo settore. Però mi premeva segnalare questa possibilità, visto che sta andando molto in maniera rapida questo settore, e tra l'altro io ho partecipato agli NFT Awards 2020 con il mio NFT, in cui avevo tokenizzato il libro mio, Mastering EOS. Allora mi è sembrato opportuno segnalarvi anche questo tipo di iniziativa, che è ottima soprattutto per uno che è alle prime armi e non vuole spendere soldi solo per fare una transazione costosa. In questo caso, un ottimo modo. Anche se uno non gli interessa la blockchain di EOS, però gli permette di approcciarsi a questo settore in maniera tangibile e quindi capire come funzionano le piattaforme, le transazioni, vedere lato blockchain come funzionano le transazioni, perché poi ovviamente gli NFT più o meno sono tutti simili nella gestione, quindi abbiamo delle informazioni, dei parametri di base immutabili legati all'NFT, che sono l'ID, la data in cui è stato emesso, e altre informazioni che andremo a scrivere noi, come per esempio il nome, che non verrà modificato, e poi altri parametri modificabili, alcuni sono modificabili, per esempio l'immagine, il video, queste cose qua. E quindi anche la parte delle piattaforme di listing, diciamo dei marketplace, sono simili, quindi voi dovete avere un NFT e poi decidere se comprarlo o venderle a seconda dei casi. Quindi in questo caso, con l'iniziativa di OpenTech, avremo un NFT gratuito, possiamo vedere direttamente sulla blockchain quali sono le informazioni che vengono registrate e come vengono agganciate delle informazioni multimediali come video, immagini o testo a un NFT, e poi potremo anche listarlo su Atomic Hub o su un'altra piattaforma di marketplace che si occupa di NFT, e vedere effettivamente come funziona, perché dobbiamo fare il login con il nostro wallet, poi
trovare il nostro NFT che vogliamo, perché metti che abbiamo 10 NFT, allora possiamo vedere quale listare e poi scegliere se venderlo direttamente o fare un'asta per qualsiasi scopo. Per esempio, uno può fare delle serie limitate delle proprie opere e allora fa 10 copie e fissa il prezzo a 100 EOS e quindi venderà 100 copie a 100 EOS, perdonatemi, 100 EOS per 10 copie, quindi in totale 1000 EOS. Però le iniziative sono diverse, uno può anche vendere un quadro, un prodotto, qualcosa di digitale, è indifferente. Il logo può anche tokenizzare il proprio logo, che fa il logo come un NFT e quindi se lo tiene nel proprio portafoglio. Diciamo, le idee sono infinite. Comunque, non vi sto ad annoiare ulteriormente. Se ci sono dubbi, chiarimenti, potete scriverlo nei commenti. Cercherò di soddisfare tutte le richieste quando posso, se posso. Per il resto, rimanete aggiornati sul mio canale perché prossimamente farò altri video, soprattutto riguardo alla blockchain di EOS, però non, ci saranno anche altre su altre blockchain o su altri progetti interessanti. Comunque, questo mi sembrava interessante anche perché si basa sulla blockchain di EOS. E se c'è qualcosa di gratuito, perché no condividerlo con gli utenti? Bene, questo è tutto e grazie. Anzi, arrivederci e grazie.